Uno dei motivi per cui io ho sempre amato le storie sportive è che queste, spesso e volentieri, si prestano a letture e interpretazioni molto interessanti. Opere come Hajimeno Ippo, Slam Dunk, Haikyuu o anche il più datato Rocky Joe a prima vista sembrano raccontare dei loro rispettivi sport. Tuttavia, a uno sguardo un po' più approfondito, ecco che spuntano risvolti che con lo sport non c'entrano quasi nulla. La disciplina agonistica diventa un semplice pretesto per raccontare alcune sfumature personali. La redenzione, il coraggio, il voler dimostrare qualcosa, la paura, il desiderio di vincere, la sfida contro se stessi. Insomma, elementi che fanno parte dell'esperienza umana a prescindere dal contesto sportivo. Però, grazie al contesto sportivo, possono essere amplificati e potenziati a dismisura. E l'anime che riesce a fare questa cosa meglio di tutti, secondo me, è Ping Pong The Animation. Buona visione! Fin dal suo primo episodio, appare evidente come Ping Pong The Animation non voglia raccontare una storia tradizionale in un modo tradizionale. Personaggi dal design stilizzato e a volte appena abbozzato, sequenze volutamente in bianco e nero, frequenti utilizzi di split screen per ricreare un effetto visivo stile fumetto, ma anche per mostrare più punti di vista contemporaneamente, proporzioni sballate. Diciamo che questo cartone si pone in una maniera tutta sua. La storia alla base ruota intorno a due giovani liceali, soprannominati Smile e Peko, che adorano il ping pong. I due, amici fin da bimbi ma caratterialmente molto diversi, hanno ovviamente delle idee differenti circa il ping pong come sport e attraverso l'immancabile costrutto del torneo a eliminazione arriveranno a sfidarsi in quello che si può tranquillamente definire il match della vita. Di primo acchito, l'anime si potrebbe etichettare come il più classico degli Spokon. Uno sport preciso, due giovani atleti, molti avversari tosti, allenamenti devastanti, il torneo e anche la sfida finale. Insomma, ci sono tutti quegli stilemi tipici della narrativa sportiva. Eppure, guardando il cartone una puntata alla volta, ciò che lentamente prende forma sotto i nostri occhi non è una semplice storia sportiva, è molto di più. Il ping pong, che dà il nome alla serie e che sembra esserne un elemento imprescindibile, scivola quasi in secondo piano, perché i riflettori vengono puntati sui personaggi, sui loro punti di vista, sulle loro emozioni e soprattutto sulle loro vite. Infatti, se sulla carta i protagonisti sono Smile e Peko, in realtà ce ne sono molti di più. E questo perché lo show gioca parecchio sulla percezione di noi spettatori, facendo sì che anche il più secondario di loro abbia qualcosa da dire, abbia una sua ragion d'essere che lo renda necessario nel disegno complessivo. A fianco di Smile e di Peko abbiamo Dragon, il grande campione, il giocatore imbattibile, un vero e proprio mostro del ping pong. Poi abbiamo Wenge, detto anche China, un bravissimo giocatore cinese che nei primi episodi umilia Peko. Poi ci sono Devil e Sanada, due compagni di squadra di Dragon. Poi troviamo il vecchio coach di Smile e la simpatica vecchietta che allena Peko. Anche il capitano della squadra di Smile risulta importante. E infine c'è pure un tipo strambo con i capelli afro che ogni tanto fa qualche comparsata. Tutti quanti loro incarnano dei concetti, delle riflessioni e degli stati d'animo che non si limitano a delineare la figura dello sportivo, ma vanno oltre perché rappresentano, in varie sfumature ovviamente, delle attitudini e dei comportamenti veri, propri delle persone umane. E per capire meglio questo punto, ora proveremo ad osservare uno alla volta i cinque giocatori a mio avviso più interessanti, che sono Smile, Peko, Devil, China e ovviamente Dragon. Smile, chiamato così perché sorride solamente quando gioca a ping pong, simboleggia il tipico ragazzo prodigio. Lui ha un talento naturale per questo sport, tuttavia, un po' alla volta, ha perso la passione, ha perso quella voglia genuina e ardente di giocarci ed è diventato cinico. Con il torneo imminente, però, ecco che la sua passione si riaccende e passa da un estremo all'altro. Grazie agli allenamenti del suo vecchio coach, diventa un giocatore quasi modello, sì, ma diventa anche freddo e insensibile, dettagli che lo rendono un robot in tutto e per tutto. Peko, invece, simboleggia la sicurezza di chi sa di essere bravo nella sua disciplina. Da piccolino era l'idolo di Smile, che lo aveva definito il suo eroe.
Così, crescendo in mezzo ai complimenti, alle lusinghe e all'ammirazione, Peko si convince sul serio di essere il migliore. Ma è proprio nel momento in cui ti credi il migliore che tutto va a rotoli. All'inizio della storia, infatti, Peko perde contro China e quella sconfitta lì lo demoralizza a tal punto che appenderà la racchetta al chiodo. Però il torneo risveglia anche in lui la voglia di giocare e di vincere e come un autentico eroe dei fumetti o dei cartoni animati, Peko torna alla ribalta per dimostrare che lui può ancora essere il migliore. Devil simboleggia la classica dicotomia tra talento e duro lavoro. Lui di talento non ne ha, ma non può accettare questa cosa e quindi si rifugia nel duro lavoro con l'obiettivo di far vedere che il talento è sopravvalutato. Ma alla fine, quando arriva al suo limite, quando arriva davanti al muro che solo chi ha talento può superare, ecco che crolla e si ritira dalla sua squadra. China, a mio avviso il personaggio meglio riuscito, simboleggia l'arroganza. Di fatto, lui è l'outsider arrogante e presuntuoso che vuole annichilire i suoi avversari. Non a caso distrugge il povero Peko. Ma, come recita anche il proverbio, chi la fa l'aspetti, perché, poco dopo, l'umiliazione tocca pure a China, che perde contro Dragon. Tuttavia, per lui, la sconfitta ha conseguenze molto diverse. L'atleta, infatti, grazie alla batosta subita, esce dalla sua zona di comfort e affronta se stesso. Non senza fatica, riconosce i suoi difetti e le sue mancanze e inizia così un allenamento non solo fisico, ma anche spirituale per diventare sia un atleta migliore, sia una persona migliore. In altre parole, China inizia un bellissimo percorso di crescita che lo porta a riscoprire le relazioni umane, a riallacciare i rapporti con sua madre e a rivalutare il concetto stesso di sfida. Infine, Dragon simboleggia la dedizione totale allo sport e anche il peso che grava sulle spalle del più forte, perché è questo che è Dragon, è il più forte di tutti. Il suo approccio nei confronti del ping pong è letteralmente militare, testa rasata come un soldato, allenamenti fisici massacranti tutti i giorni. Insomma, lui si addestra senza sosta da quando era piccolo per essere il migliore. E questo per due motivi, perché appartiene a una famiglia di grandi campioni e perché è il capitano della squadra di ping pong di un'accademia prestigiosa che non può permettersi di perdere. Detta diversamente, Dragon è stato allevato per essere un top player, anzi, il top player, e sebbene da un lato lui ne è orgoglioso, dall'altro è anche sotto pressione, e lo capiamo osservando la sua routine. Prima di ogni match, lui si chiude in bagno per stare da solo e per calmare la sua ansia, e questo suo rituale ci dimostra che c'è una bella differenza tra come appare e come invece è realmente. Dragon è stanco di dover vincere sempre e di essere perfetto. Una parte di lui vorrebbe togliersi tutta quella pressione. Ecco perché vuole Smile nella sua squadra, per passargli il testimone, in un certo senso. Tutti e cinque questi incredibili personaggi sono egualmente importanti, sono tutti protagonisti sia del torneo che dell'esperienza stessa dell'anime. Inoltre sono anche tutti dei vincenti, a modo loro. Smile, alla fine, incontra in campo il suo migliore amico, l'idolo di quando era bambino, e ha modo di confrontarsi con lui per vedere chi è più in gamba. Peko, durante il torneo, fa vedere a tutta la platea, a tutti i suoi avversari, ma soprattutto a se stesso, che lui è un giocatore che può davvero meritarsi il titolo di eroe. Devil riconosce i suoi limiti e comprende che non tutti sono portati per le stesse cose, vivendo quindi con più armonia. China riesce a venire a patti con se stesso, lasciandosi alle spalle la sua arroganza e la sua spocchia e maturando come individuo. Dragon può finalmente liberarsi di quel peso titanico, riscoprendo la passione per il ping pong senza lo spettro di dover assolutamente vincere in quanto campione. Ma adesso, signori, è giunto il momento dello sponsor, perché questo video è sponsorizzato da me. Sapevate che ho scritto un libro? Eh sì, è un saggio sul cinema animato di Mamoru Oshii, il regista, tra le altre cose, di Lamù, di Pat Labor e di Ghost in the Shell. Dai su, non fate i pigri e preordinatene una copia dal link che trovate qui sotto in descrizione. Non ve ne pentirete, parola mia.
il coronamento di un sogno, la gratificazione personale, la serenità interiore, la crescita individuale, la libertà di poter abbracciare la propria passione senza vincoli. Queste sfaccettature hanno tutte il sapore della vittoria, anche se di fatto alcuni di questi personaggi concretamente perdono. E la motivazione è che tutti quanti loro hanno opinioni e punti di vista diversi, frutto di caratteristiche personali uniche e riccamente elaborate. Che cos'è che porta un atleta al successo? Quanto conta il talento e quanto conta, invece, il duro lavoro? Quanto influiscono le storie di vita passata nella formazione di uno spirito agonistico competitivo? E quanto influiscono i fallimenti e le sconfitte? Sono davvero delle spinte emotive e spirituali così potenti? Ma soprattutto, il concetto di vittoria può avere più di un significato? Il cartone di Ping Pong di Animation pone al centro del suo focus proprio questi interrogativi e lo fa con un realismo impressionante, ma al contempo anche con un'eleganza accuratissima. Naturalmente le partite sono belle da vedere sullo schermo, grazie in particolare allo stile visuale tipico di Masaaki Yuasa, che qui vola a livelli stellari. Certo, può non piacere come stile, me ne rendo conto, ma è innegabile che sia funzionale a un certo tipo di storytelling, uno storytelling rapido ed esplosivo nei momenti più concitati, ma anche dilatato e ritmico nei momenti dove invece regnano la calma e la concentrazione, che sono entrambe importantissime negli sport. Tuttavia, il punto di forza non è il ping pong, non sono i match avvincenti e spettacolari tra i vari personaggi, ma è ciò che si nasconde dietro a quei match. Il contesto umano, i trascorsi dei giocatori, le loro motivazioni, le loro aspirazioni e, in ultimo, ciò a cui loro danno importanza realmente. Ecco perché Ping Pong di Animation non è un anime sportivo, è una storia realistica che inizia dallo spietato mondo della competizione per poi spostare i suoi messaggi in un campo di gioco ben più grande, quello della vita. E il risultato è un racconto terribilmente sincero, emotivo e affascinante, un racconto che ti prende al cuore e che molto probabilmente riesce a ispirarti a fare meglio ciò che stai facendo, sia praticare uno sport, sia semplicemente vivere. È triste da dire, ma non tutti riescono a raggiungere i loro obiettivi. Alcuni non sono abbastanza bravi in certe cose, e accettarlo, sì, fa male, fa molto male, in particolare quando qualcun altro, invece, ce la fa magari senza neanche troppi sforzi. Ma vincere non è esclusivamente vincere, significa molto di più, perché è solo abbracciando il fallimento e individuando le nostre carenze che possiamo davvero crescere e capire che tipo di persone siamo. E in questo senso, la breve sequenza di Natale dell'anime vale da sola più di mille parole. Peko, che si è ubriacato con i dolcetti alcolici, ripensa al suo passato e a quando era ancora un bravo atleta. Smile trascorre la giornata da solo, nella desolazione più totale perché ha sacrificato tutto quello che aveva al ping pong. Devil, che si è ritirato, non sopporta l'idea che qualcuno che ha del talento lo sprechi, lo getti via così. Sanada pensa in continuazione alla ragazza dei suoi sogni, che però è la ragazza di Dragon, il quale la trascura per allenarsi, non rendendosi conto della fortuna che ha. L'unico che invece non ha alcuna remora è China, che trascorre un bellissimo Natale insieme alla madre e insieme ai suoi compagni, e questo perché in quel momento lì è l'unico che ha compreso a fondo ciò che gli mancava. Gli altri devono ancora aprire gli occhi, ma lo faranno al torneo, e capiranno finalmente che forse le cose realmente importanti nella vita sono ben altre. Hiro Kenza, Hiro Kenza, Hiro Kenza. Grazie di cuore per la vostra attenzione.